Bentornati ragazzi sui due terzi. Oggi siamo di nuovo qui su Crash Bandicoot, su questo livello Road to Nowhere. E l'avevamo già iniziato la volta scorsa, se vi ricordate, ma proprio così velocemente per dirvi alcune cose. E quindi in questa puntata lo rifaremo. Tanto qui Danger ci avvertono già che questo livello è molto pericoloso, oppure che sono gran fan della nostra serie di Minecraft, la Dangercraft, ma non penso sia quella. E qui vediamo subito davvero il pericolo, però ce ne sbattiamo, facciamo esplodere quelle casse maledette. Porca vacca. Ok, perfetto. Là c'è il cinghiale che prima lo cavalcavamo e adesso ovviamente è un po' incazzato e quindi ci vuole fare il culo. 17 vite, abbiamo molte vite. Ah ragazzi, finalmente mi sono ricordato di mettere le frecce direzionali per muovermi. Quindi giochiamo molto meglio d'ora in poi. E spero di fare anche questo livello imperfetto come quello che avevo fatto la volta scorsa. Magara. Uff. Ok. Questo livello, devo dirlo, è uno di quelli che mi piaceva di più quando ero piccolo. È davvero molto, mi è sempre molto divertito. Anche se bisogna essere abbastanza precisi perché ci sono stata. Ma porca vacca! Ecco. Ah, a proposito di precisione. Cavolo, io che volevo farlo imperfetto. Ok. Però ci sono tante vite. No! Pensavo fosse il ghiaccio. Vedete, pensavo fosse il ghiaccio quella roba lì, il pezzo di terra. Sì, ma quante vite, ragazzi. Madonna. Ma se gli... E mo? Ma come mi guarda? Ah, ti fotti. Porca vacca. Sono sceso perché pensavo di cadere. Bonus. Allora, qui? È vero, qui non c'è la scivolata come in Crash... in Crash 2. Ma porca vacca! Ma perché è andato di là? Andiamo avanti. Guardate, andiamo avanti perché... davvero... ha già finito? Finito, ragazzi. Peccato per il bonus. Ok, passiamo subito a questo livello. Bounder Dash. Ok, un altro livello con la roccia gigante che ci insegue. Vita, ottimo, ottimo. Ok, eccola lì sopra. Uff, mi va tutto storto. Non so perché. Eh no, così non va bene. Porca vacca. Sentite, io provo a rifarlo, eh. Però mi sembra che vada troppo piano. E gira pure, cioè. Mi sa che devo cambiare e far con tastiera. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho messo a posto le opzioni, sto giocando con la tastiera. Ci dovrei riuscire ora. Forse, si spera. Non so perché con il joypad mi dà questi problemi, mi va lento e poi mi va tutto storto, quindi boh, proviamo così. Però non so se vado molto meglio. Ecco, appunto. No, no, cavolo. Qui è stato un errore mio. Ok, via. Speedrun. Dai che stavolta ce la facciamo.
Su, salto. Salto qui, salto qui. Salto questo, salto questo. Ok. Checkpoint. Per fortuna. Ok, ce l'abbiamo fatta con la prima. Andiamo di farcela anche qui. Salto. Cavolo, anche in movimento sono qua. Cavolo, quanto è difficile. No, cavolo. No, è troppo difficile. Con la tastiera è difficilissimo. C'è questa abilità di Crash che un pochino ci può aiutare. Quella del giro, dandoci un pochino di velocità. Sì. Nuovo checkpoint. Piano piano, perdendo vite, ce la stiamo facendo. Ne abbiamo 13. Ecco, ma porco! C'è la morte peggiore in tutta la mia vita. Non sono mai morto per una cosa del genere. Ecco. Non posso perdere vite con sta cagata. Veramente. Dai, oggi che mi sentivo proprio di aver la skill. Allora, salto. Bravo. Ok, via. Ancora sti cosi. Ecco. Sì. Questi rallentano la palla e ci danno qualche chance in più. Più salti ci sono, meglio è. Dai. Dai cavolo. No. Perché? Sì. A 12 vite ce l'abbiamo fatta. Mi sono dimenticato anche di ritornare a parlare nel momento in cui ho ripreso con il pezzo che non avete visto, però ce l'abbiamo fatta, ero concentratissimo. Comunque ragazzi, oggi me la sono davvero sudata con quelle maledette palle, maledettissime palle. E nella prossima volta ci vediamo con Sunset Vista. Sarà una versione di Windows. E ci vediamo alla prossima, sempre qui su Due Terzi. Ciao!